macchine. Oh. Quando viene? Quando viene a Natale? Il 25, tra un mese a mamma. No, aspetta, c'ho le chiavi. Vieni, no? Cristian! Ho aperto! Ma perché c'è un vetri? Io! Ma com'è la tua visione? Che ne sacci? Ha bussato! Chi c'è? Fatti vedere. No, metti dritto. Dritto. Oh, che bello. Nuova profiera. Dici io. Buona la pasta. Dici mamma, scarola e salsiccia. Ma questo è piccato. L'oliva. E queste rotti. Scarole. Eccoci qua ragazzi, siamo a casa finalmente. Sono andata a mangiare da mia suocera e... Comunque buongiorno, bentornati in un nuovo video. Anche se potete vedere dalle mie spalle, qui è notte. Stamattina cosa ho fatto? Ho visto che questo telefono mi stava dando un sacco di problemi per quanto riguarda... Sì, per quanto riguarda la memoria. Stamattina ho praticamente... No, no, la canottiera non la devi togliere. Stamattina ho praticamente formattato tutto il telefono e quindi ho cancellato tutto, applicazioni, tutto. E niente, quindi ho riscaricato tutto da capo ed ora speriamo che riesco a caricare i video e tutto. Non ho scaricato applicazioni inutili. Oh! Applicazioni! Certo! Comunque, che Dio ce la mandi buona con questo telefono e con questa linea. Finalmente prima ho trovato la ragazza, signora, che abita a fianco da me e mi ha confermato che anche lei hanno avuto problemi con la team, hanno proprio vinto la causa in questi, non so, ultimamente, comunque hanno dovuto fare un ricorso e niente ragazzi, quindi non lo so. E mi ha detto che hanno attivato connettiva, una cosa del genere. Dopo vedo un pochino su internet. Comunque, dai cinesi, guardate che belle, mi sono presa queste belle calze che voglio mettere qualche giorno che uscirò con mio marito. Ci stanno, insomma, sti fiocchettini. Poi mi sono presa questo alberello, guardate che carino, con la pellicetta rosa. Questo qua... Praticamente ci sta pure il fiocchetto, guarda le campanelline. Questo qui è semplicissimo, l'ho pagato 2,50 euro e lo voglio andare a mettere praticamente nel mio ufficio. È troppo carino, mi piaceva tanto. C'era anche più grande, però insomma, ho preso questo qua medio. Poi da un altro cinese, perché sono andata a vedere anche per le luci dell'albero, visto che in questa casa abbiamo la luce gialla, luce calda. Volevo prendere le luci per l'albero calde, perché noi ce l'abbiamo fredde. E quindi mo vediamo un po', non ce l'avevano, me le porta sabato... No, scusa, domani pomeriggio. O sabato, che mi ha detto, boh. Comunque, dall'altro cinese Vincenzo si è preso sto pupazzino che vorranno mettere, non so, sul loro albero. Poi ho preso una candela solamente. Si è fatta piena da brillantini. Aspetta che la pulisco. Una candelina da mettere dentro al candelabro che ho là. Ho preso queste pinzettine così di legno. Queste qua. E poi ragazzi, non li levo dalla busta perché sono gli scambi con Milo e un casino. Tutti i brillantini. Ho preso questi rametti con il rosso. Ne sono 8 che voglio andare a mettere vicino all'albero. Quindi queste qua sono le cosine, guardate già quanti brillantini. Queste sono le cosine che ho preso. Niente, ora mi vado a lavare le mani, vado a mettere il pigiama e a fare tutte le mie cosicce. Ma quanti ne prendi? Una mamma grande? Basta, li prendi dopo!
Ma... E lo prendi dopo, tanto sta qua, vatti a mettere a tavola. Ma... Quando è brutto. Ma... È brutto. Ce la fai? No. Già, dire sta qua, Vedi, sta scritto questa linguetta. Tira tutto intorno. Ok, thank you. Tepio. Ragazzi, giorno dopo, stiamo facendo colazione. Stamattina il latte l'ho fatto all'interno del cappuccinatore, ma ricordo come si chiama. Pikachu! All'interno di quello. Mamma, lo sai? Ma io lo sai? No, domani quando sono andata a scuola ho fatto Pikachu. Ha fatto Pikachu, bravo! Mamma, ho pubblicato per questa media. Certo, io mangio questi dolcetti che ho fatto ieri, loro si mangiano la merendina. Oggi, come avete sentito, è l'età medio, quindi bambini a casa, anzi che ci siamo svegliati un po' più tardi, sono le 9:30. E corri, vai, vatti a prendere il cucchiaino, corri. Butti i biscotti nel latte, no. Poi trovo io mangio solo sei corsa, c'è già via. Ma vuole che io mi devo alzare di corsa per andare glielo a prendere. Cioè, quando le mani ce l'ha. E niente, quindi stamattina allerta medio. Per il momento stamattina secondo me è andata giù pesante, perché stavo a letto e sentivo che erano verso le 7 che ha piovuto tanto. Però adesso sinceramente tutto ci sta perché è allerta medio. Poverino sto sindaco, ragazzi, ogni volta che mette allerta medio, porello, non piove. Quindi secondo me, ragazzi, la prossima volta può venire giù pure l'alluvione, ma secondo me ne ammette più. Va bene, che tanto le persone avranno sempre da ridire. Vabbè. Adesso colazione, bella schiumettina. E stasera, stasera viene anche Papino. Ma domani. E Vincenzo domani finalmente si va a tagliare questi capelli, guarda che cavolo. Sta facendo i capelloni, cavolo, bella acconciatura che ti ha fatto. Fa sempre papperia. Stamattina un po' di ginnastica. Qua. I'm gonna be there.
not destroy you. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Mi è venuto un mal di testa pazzesco. Mamma mia. Comunque, fammi vedere. No, li ho puliti prima però. Bastard. Non so se si vede, ma guarda qua l'acqua. Ma a me chi mi ha fatto fare pulirli proprio? Deborah, c'hai un'intelligenza proprio. Il cervelletto così. Vabbè, mi frega. Anzi, lo sai che faccio? So, mio marito comprò tempo fa sto tiracqua piccolino per andare a pulire. Fammi vedere dove l'ho messo però. Eccolo qua. Aspetta, vado. Vado in camera e lo vado a tirare. Vado a tirare un po' giù d'acqua. Allora, i bambini, ho fatto la pasta, fusilli con cavolfiore e pancetta. C'ho un casino qui in cucina, ragazzi. Qua. E invece per me mi sono fatta degli involtini con spinacino, peperone e un pochino di rapa rossa o barbabietola. Sono scaricato uno, ma poi un'altra volta fine. Quindi per me quello là, ragazza, lo voglio via un attimo, proprio sta pezza asciutta. E vado a tirare un attimo giù un pochino d'acqua. Da stamattina comunque sta facendo così, fa la scaricatona pesante, poi riesce un po' di sole, di tempo. Poi un'altra volta scaricatona. Vabbè. Comunque mo vado a pulire i vetri, ragazzi, e poi quello che faccio, vado ad abbassare la tapparella a metà. Ma mi ammarte testa. Pulito, devo ancora passare l'aspirapolvere, pulire a terra. Parliamo a fa. Ma ho provato a mangiare un attimo, metto un pochino in forza. Una mano, no, vicino, lontana. Ma già fa mangiare sotto. A pugno. Guarda chi è tornato.
Buonasera. A proposito, la barba andava a faccio io. Come? Oggi per curciato. Telefono hai detto. Ho accorciato, vedi? Ah. Ma facciamolo. Zia, ma... Però non ci stavi male quando te lo sei fatta, perciò... Come? Una pane, io? Pure io, ti ho tagliato un poco. Ho tagliato un poco poco pure io. Ah, finalmente a letto, ragazzi. Niente, è tornato pure Giuseppe. Ci vediamo domani. Lui non voleva neanche farsi vedere perché ha tutti i capelli scombinati. E poi domani lo faccio vedere più bello. Il più bello. No? Jacopo, sarò male. Vincenzo, sei uscito. E io te stiamo qua. E io te stiamo qua. Cuore e cuore. Cuore e cuore. Cor, cor. Caspita, fatto. Se metti cuore e cor. Nascosti. Oh. Vabbè, ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo vlog, con un nuovo giorno. Ciao. Ciao.